studenti lasciati ancora a piedi alla fermata dell'autobus a Porcari. Nonostante le proteste del sindaco Fornaciari e la promessa del presidente della Compagnia Toscana Trasporti di risolvere le difficoltà, si è ripetuta la stessa situazione. L'autobus verso Lucca è strapieno e quindi a Porcari non carica nessuno, lasciando sulla strada i ragazzi, che pure hanno pagato l'abbonamento, e costringendo i genitori a lasciare i posti di lavoro per accompagnare i figli a scuola. Il primo cittadino di Porcari ha definito il fatto intollerabile, aggiungendo di non poter più accettare questa situazione. E il presidente della provincia, Menesini, ha annunciato che, assieme al prefetto, convocherà l'azienda, che ricordiamo è sotto la competenza della regione. Intanto direi che questi primi mesi di servizio sono primi mesi con tantissimi disagi, disagi che vivono i ragazzi su un servizio pubblico che è un servizio strategico, quello del trasporto, e che quindi devono essere posti dei rimedi urgentemente. Insieme al prefetto abbiamo concordato appunto di convocare l'azienda e i sindaci del territorio proprio per fare il punto sulla situazione, individuare le criticità e soprattutto esigere dall'azienda, dal gestore, le soluzioni a queste criticità. Abbiamo diritto di avere un servizio di qualità, a maggior ragione a fronte anche di un aumento dei costi che in questi ultimi mesi c'è stato.